Ci troviamo a Levico Terme, vicino a Trento, col ricercatore Mary Guinan della Fondazione Bruno Kessler per la 7ª edizione della scuola invernale di ottoelettronica e fotonica. A chi è rivolta la scuola? Allora, la scuola è rivolta ai giovani ricercatori, principalmente studenti di dottorato, ma anche studenti di master, ricercatori già appena dottorati. Fondazione Bruno Kessler, il centro di materiali e microsistemi, in collaborazione con la Università di Trento, ha organizzato appunto questa 7ª edizione della scuola. E perché a Levico? Tipicamente ogni edizione storicamente abbiamo organizzato in vari posti vicino a Trento, che anche offrono paesaggio bello e anche opportunità di sciare e godere la natura. Quanti scienziati, quanti ricercatori sono arrivati e da dove? Sono arrivati più di 50 studenti internazionali, principalmente dall'Europa, dall'Italia un 20%, ma anche da più lontano, per esempio da Giappone e degli Stati Uniti. E in più abbiamo i relatori, che sono 14. In totale abbiamo più di 70 persone coinvolte nella scuola. Quali sono i vantaggi della vostra ricerca e della fotonica nel campo dell'informatica e quindi dei computer del futuro? Allora, i chip elettronici, che sono quelli che usiamo adesso nei computer che abbiamo, hanno raggiunto il limite di dimensione e quindi anche la velocità che si potrebbe ottenere dei calcoli. La fotonica invece offre una velocità molto maggiore rispetto di un corrente elettrico e anche i chip possono diventare molto più piccoli rispetto di quello che abbiamo oggi. Quindi il futuro sarà avere chip elettronici molto più piccoli, dove hai componenti ottici molto più densi e una velocità estremamente alta.